La zucca. Siamo in autunno, la stagione della zucca. In tanti ne vanno matti, me compreso, però c'è molta confusione su questo ortaggio. Alcune persone non sanno come catalogarlo, se considerare la zucca una fonte di carboidrati oppure no. Questo perché ha una consistenza simile alle patate e quindi ecco che nasce la confusione, perché alcune persone la accomunano come valori nutrizionali alle patate. Niente di più sbagliato, perché la zucca ha i valori nutrizionali di un pomodoro, quindi ha un apporto energetico medio di circa 18 calorie per 100 grammi, con circa il 3-4% di carboidrati, quindi stiamo parlando di quantità veramente irrisorie e va benissimo praticamente per chiunque. Tra l'altro la zucca ha delle proprietà molto buone, essendo un ortaggio e come tutti gli ortaggi ha un sacco di proprietà benefiche per il nostro organismo, è una fonte di carotene e di provitamina A, ma questo si evince già dal colore arancione, ma è anche una buona fonte di minerali come ferro, potassio e magnesio. Inoltre apporta vitamine del gruppo B ed anche vitamina C, cosa che molti ignorano perché molti pensano che la vitamina C sia solo negli agrumi. In realtà non è per niente vero. Sì, le arance sono un'ottima fonte di vitamina C, ma ci sono tantissimi altri alimenti che apportano questa importante vitamina, tra cui appunto la zucca. L'utilizzo in cucina della zucca è piuttosto variegato, si può fare veramente di tutto, dalle vellutate si può utilizzare come contorno, si può utilizzare come ingrediente per ricette più complesse e va benissimo anche per preparare dei dolci. Infatti sia sul mio secondo canale che sul mio sito dedicato alle ricette a tavolaconnutrizionista.it trovi un sacco di ricette con la zucca perché a me piace tantissimo e ho fatto un sacco di roba, a partire dai pancake per la colazione a delle torte salate, piuttosto che la pasta, risotti, vellutate e quant'altro. Questo perché appunto è un ortaggio molto molto versatile, ha sì un gusto dolce che però si adatta veramente a qualsiasi portata. Ovviamente non a tutti piace perché i gusti sono gusti, però in questo periodo veramente impazza, si trova praticamente ovunque e la compra praticamente chiunque, però va considerata appunto come una verdura, un ortaggio, perché i suoi valori nutrizionali questo ci dicono, non è per niente come le patate, come molti pensano, al dispetto del fatto che sia dura come una patata, ma in realtà non ha niente a che vedere con le patate ed è, ripeto, ha i valori nutrizionali di un pomodoro. Quindi mangiatela tranquillamente se vi piace e non createvi problemi nell'utilizzarla nelle ricette che più vi piacciono. Bene, per il momento io mi fermo qui, ti invito a lasciare un like, ad iscriverti al mio canale e a farmi le tue domande giù nei commenti. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre carichi e motivati.